1997, nel bel mezzo del Tour de France. Il 22enne tedesco Jan Ullrich fa a pezzi il gruppo a una media senza precedenti di 570 watt. Sulle montagne di Andorra, nella più potente esibizione della storia del ciclismo, e lo fa pieno di EPO, ormoni della crescita e ricche trasfusioni di sangue nelle vene. Nel 2022, i ciclisti eredi del suo talento, come l'incredibile Remco Evenepoel, superano i 6,5 watt per chilo su varie salite durante la campagna, alla stessa età in cui il teutone amante della Ford Escort e dei pupazzi di neve spaccava i pedali della sua bicicletta con cavalli d'acciaio molto più leggeri di quelli degli anni 90. Ma se uno di questi supermaschi alfa spicca su tutti, è lo spagnolo Juan Ayuso, l'adolescente più potente di tutti i tempi secondo uno studio di Lanterne Rouge. Volete sapere perché il discepolo di Machin e Gianetti del sempre pulito UAE Team Emirates è il ciclista più potente della storia alla sua età? Senza ulteriori indugi, che lo spettacolo abbia inizio. La stagione 2022 del giovane barcellonese, che ha appena compiuto 20 anni, è stata senza dubbio spettacolare, proprio come promettevano gli opinionisti. Nella sua campagna di debutto tra i professionisti, si è già piazzato tra i primi 25 corridori del ranking UCI, dimostrando di essere uno scalatore di altissimo livello e ottenendo risultati eccellenti, come la sua prima vittoria da professionista nel modesto circuito spagnolo di Getxo e soprattutto le sue spettacolari piazze d'onore nei tour di categoria World Tour contro corridori molto più esperti, come il quinto posto alla Volta a Catalunya, il quarto posto al Tour de Romandie e soprattutto il podio nel Grand Tour della Vuelta a España, chiudendo al terzo posto a quasi 5 minuti dal vincitore Remco Evenepoel su un percorso non adatto al 100% alle sue caratteristiche. Risultati indubbiamente inimmaginabili per un esordiente che solo mostri come Tadej Pogačar, più vecchio di Ayuso all'epoca, hanno superato nella storia del ciclismo. In effetti, è il corridore più giovane degli ultimi 120 anni a salire sul podio di un grande giro, un dato che parla da solo, ma se c'è qualcosa che ha sorpreso tutti è il suo impressionante lavoro in montagna, con dati di potenza che lasciano in mutande corridori del calibro di Pogačar e Evenepoel. Queste spettacolari performance erano già state realizzate dal buon Ayuso nel girino del 2021. Quando a soli 18 anni nelle file della Colpack Ballan, schiacciò i ventenni Tobias Alland Johannessen e Ben Ehali nel porticciolo di Colle Passerino, dove ci lasciò un incredibile dato di potenza di 6.59 watt per chilo e un'ottima performance in montagna. 59 watt per chilo il record della salita fissato a 13 minuti e 40 secondi, un tempo superiore di ben 24 secondi a quello fatto registrare dai professionisti Egan Bernal, Mikel Landa, Giulio Ciccone e Hugh Carty sullo stesso passo durante la quarta tappa del Giro d'Italia professionisti nella stessa stagione. Ovviamente, la distanza della tappa di Girino era molto inferiore a quella dei professionisti, e la durezza precedente molto meno, ma era già un chiaro segnale che Juan Ayuso aveva gambe che potevano certamente passare per quelle di un uomo di età ed esperienza molto maggiore sul circuito internazionale. Come già accennato, i risultati di Ayuso nei giri del mondo stupirono subito tutti, con grandi prestazioni sulle montagne pirenaiche nella Volta a Catalunya o nella cronometro del Tour de Romandie, dove perse solo 1 minuto e 23 secondi dal vincitore Alexandre Vlasov. Ma fu solo alla Vuelta a España quando davvero frantumò tutti i pronostici e i watt realizzati da un adolescente. Nella storia del ciclismo, soprattutto nelle giornate fredde e piovose, che si adattano perfettamente alle sue caratteristiche. La prima dimostrazione di potenza di Ayuso avvenne nella prima tappa di montagna di quella Vuelta, con arrivo a Picoiano. Sebbene JV e Remco Evenepoel fossero ad un livello stratosferico quel giorno, lo spagnolo degli Emirati Arabi Uniti fece una grande rimonta da dietro e batté altri pretendenti alla classifica generale come Primoz Roglic, Jay Hindley, Superman Lopez o il suo compagno di squadra Joao Almeida di 42 secondi, con una potenza di 6.23 watt per chilo,
che avrebbe superato solo pochi giorni dopo nella montagna asturiana di Les Praeres. Quel giorno Ayuso è arrivato secondo tra i pretendenti alla maglia rossa di leader, battuto solo da Remco Evenepoel, lasciandosi alle spalle Henrik Maas e Primoz Roglic non solo in termini di secondi e sensazioni, ma anche di potenza. E nonostante le durissime rampe di oltre il 20% di pendenza, Juanito è riuscito a superare i 6.56 watt per chilo in condizioni climatiche che non era abituato a svolgere ai massimi livelli, con un'elevata umidità e un caldo estivo spagnolo che superava i gradi centigradi quel giorno, in cui ha attaccato alla base del percorso. 56 watt per chilo in condizioni climatiche che non era abituato a esibire ai massimi livelli, con un alto tasso di umidità e un caldo estivo spagnolo che superava i 30 gradi centigradi quel giorno, in cui ha attaccato dalla base della salita e c'era anche la durezza precedente concentrata in 4 salite, precedenti in una tappa di oltre 170 km. Ma quanto sono impressionanti questi dati se li confrontiamo con supercrack come Evenepoel e Pogačar alla stessa età? Beh, a 19 anni Remco Evenepoel era già una stella affermata anche nel ciclismo internazionale, grazie alle sue prestazioni ai campionati del mondo juniores del 2018 e alla vittoria alla Clásica San Sebastian 2019. Ma le sue prestazioni in alta montagna erano ben lontane dall'essere spettacolari come quelle di Ayuso. La migliore prestazione in alta montagna di Evenepoel è stata nel prestigioso Giro di Turchia sulla montagna di Kartepe, in una tappa pianeggiante che terminava su quel passo e in cui si è classificato quarto dietro a Felix Frobskartner, Roberto Conti e Merawi Kudus, in una giornata dalle condizioni climatiche ideali in cui il campione del mondo in carica ha fatto registrare una potenza di 6,1 watt per chilo, come si può vedere. Una tappa molto più umile di quella di Ayuso alla Vuelta e una potenza molto più bassa di quella dello spagnolo al suo debutto stagionale. Se è vero che Evenepoel ha avuto nel 2019 un programma di gare incentrato su corse collinari e cronometro, è anche vero che fino a quando non ha dormito negli alberghi con camere iperbariche del dopato Kolobneva d'Alicante, nel gennaio 2022, non è riuscito a battere i suoi record del 2019, distruggendoli infine nella Vuelta a España che ha conquistato così bene in quest'ultima campagna. In altre parole, Remco ha dovuto aspettare i 22 anni per poter battere i record di Ayuso. E che dire di Tadej Pogačar, l'altro grande prodigio della sua generazione? Beh, all'età di Ayuso, Pogačar gareggiava ancora nella categoria Under 23, anno in cui ha conquistato il Tour delle Avenir in modo magistrale e ha mostrato anche grandi condizioni da scalatore al Giro di Slovenia nel 2018, ma non aveva le capacità che i dirigenti della Saunier Duval avevano preparato per lui nel 2019, già l'anno in cui avrebbe compiuto 21 anni. In quella stagione, Tadej era già riuscito a vincere 2 corse a tappe, la portoghese Volta ao Algarve e il Tour of California, oltre ad arrivare terzo alla Vuelta a España come Ayuso. È vero che Poggi ha ottenuto né più né meno di 3 vittorie di tappa in quella classifica generale e ha mostrato una potenza e una classe che Ayuso non ha fatto, ma ricordiamoci che tutto questo con un anno in più. In termini di rapporto watt per chilo, Pogačar si è comportato meglio di Ayuso a Les Praeres, in particolare nella salita cantabrica di Los Machucos, dove Poggi è salito a una media di 6,64 watt per chilo, ma ha avuto anche altre prestazioni più scadenti, come a Mas de la Costa, dove ha perso 51 secondi dalla mamma Murciana e dal vincitore finale Primoz Roglic. Il vantaggio di Poggi nei confronti di Ayuso è che entrambi sono compagni di squadra, ed è chiaro che lo sloveno è una risorsa molto più affidabile per conquistare il Tour de France rispetto allo spagnolo. Quindi è complicato che lo spagnolo riesca a vincere la Grand Boucle nella sua seconda stagione da professionista, come ha fatto il numero uno dell'UCI, ma sicuramente dovremo stare attenti alla sua stagione 2023, perché potrebbe distruggere tutti i record. Quali corse pensate che questo corridore degli Emirati Arabi possa vincere? Lasciatelo nei commenti e arrivederci alla prossima puntata!